Martedì 20 luglio 2010. Nella storica Sala dei Notari di Perugia, l'orologio della storia regionale è tornato indietro di 40 anni per ricordare in forma solenne, alla presenza delle rappresentanze istituzionali e di tanti cittadini, quel lunedì 20 luglio 1970, quando proprio in questo luogo si insediò il primo Consiglio regionale dell'Umbria. Ai sensi di legge, dichiaro insediato il Consiglio della Regione Umbra, eletto dal suffragio elettorale del 7 giugno 1970. Ed affido la presidenza provvisoria dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1953 numero 62, al consigliere anziano per lo svolgimento degli adempimenti posti all'ordine del giorno. Prego perciò l'onorevole professor Vinicio Baldelli, consigliere più anziano d'età tra gli eletti, di volersi accomodare al tavolo della presidenza. Grazie. Questo l'intervento di Vinicio Baldelli, consigliere della Democrazia Cristiana. Ritengo di poter essere interprete unanime di tutti i consiglieri regionali che ognuno di noi, ogni gruppo, farà e non potrà fare che del suo meglio perché si addivenga alla formulazione di uno statuto regionale, quale la Costituzione prevede, quali le esigenze della popolazione richiedono, e perché la nostra vita possa costituire un fatto esemplare per la popolazione dei nostri comuni e, se fosse possibile, forse presunzione, un fatto esemplare per ogni altra regione d'Italia. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 53 numero 62, dichiaro aperta la prima sessione del Consiglio regionale dell'Umbria. Ai sensi dello stesso articolo, invito i due consiglieri più giovani di età ad assumere le funzioni di segretari dell'ufficio di provvisorio di presidente. Prego quindi i consiglieri regionali Francesco Mandarini e Alberto Provantini di prendere posto al mio fianco. Invito il consigliere e il segretario più giovane a fare l'appello dei consiglieri presenti. Conti Pietro, Gamburi Settimio, Innamorati Francesco, Bei Clementi, Marri, Mandarini Francesco, presente, Monterosso Mario, Lazzaroni Giovanni, Goracci Alberto, Ottaviani Ezio, Provantini Alberto, Rossi Ottavio, Cecchetti Libero, Tomassini Ennio, Belardinelli Mario, Fiorelli Fabio, Modena Marzio, Alpini Renato, Fortunelli Domenico, Arcamone Massimo, Baldelli Vinicio, Aleandri Aroldo, Angelini Sergio, Picuti Ariodante, Mariani Mario, Bissoni Sergio, Ricciardi Gennaro, Boccini Sandro, Serrano Romano, Vinci Grossi. Dopo gli interventi dei rappresentanti dei gruppi consiliari, l'Aula procede all'elezione del Presidente del Consiglio. Risulterà eletto Fabio Fiorelli del Partito Socialista Italiano. I due vicepresidenti sono Sergio Angelini della Democrazia Cristiana e Francesco Innamorati del Partito Comunista Italiano. Segretari Massimo Arcamone del Partito Repubblicano Italiano
e Giuseppe Bei Clementi del Partito Comunista Italiano. Questo l'intervento del primo presidente del Consiglio regionale dell'Umbria, Fabio Fiorelli. L'Assemblea regionale non è né un piccolo Parlamento, né un grosso comune o una grande provincia. È invece qualcosa di diverso dalle istituzioni esistenti. E questa diversità la dovremo individuare, creare tutti insieme, in modo da evitare sbagli o ripetizioni di vecchi mali. Per questo dovremo inventare insieme noi metodi e noi modi di agire per procedere con concretezza e con efficienza. Si è voluto particolarmente insistere e indugiare, abusando anche della vostra cortese attenzione, su due temi della partecipazione e dell'efficienza, è perché attribuisco a questi fondamentale importanza. Solo una programmazione articolata a livello nazionale e regionale, efficace e coraggiosa, che tenga fede agli obiettivi di piena occupazione e di eliminazione degli squilibri settoriali e territoriali, inquadrata in una più ampia politica di riforme strutturali, può modificare l'attuale stato di cose e invertire la linea negativa di tendenza qui in Umbria. Signori consiglieri, lavorando insieme, pur con diverse idee e su diverse posizioni, tutti siamo chiamati a concorrere a questa grande opera, fare dell'Umbria una regione più sviluppata economicamente e civilmente, portare avanti in essa una nuova esperienza democratica proiettata nel futuro. A tutti coloro che guardano a noi con interesse, con speranza o con sospetto, dovremo intanto offrire come materia di giudizio il nostro lavoro. Era lunedì 20 luglio 1970. La regione diventa realtà. Nelle sedute successive del 28 e 29 luglio vennero eletti il presidente della giunta regionale e l'intero esecutivo. Sono due sedute di particolare impegno, nelle quali si sviluppa una intensa dialettica tra i gruppi. Pietro Conti viene eletto primo presidente della regione dell'Umbria. Ed oggi come allora, in questa stessa sala, piena di storia e di cultura civile, i gonfaloni delle città umbre, accompagnati dai sindaci con la fascia tricolore, stringono in un abbraccio ideale i consiglieri regionali, gli assessori regionali, presidenti dell'Assemblea e della Giunta, che in questi 40 anni, nel corso delle 8 legislature, hanno contribuito a scrivere la storia del regionalismo umbro. All'inizio di questa nona legislatura, i due giovani presidenti del Consiglio della Giunta regionale, Eros Brega e Catiuscia Marini, ricordano l'avvio dell'esperienza regionalista umbra e indicano l'itinerario del percorso futuro, con accanto un tutor d'eccezione, il 95enne Vinicio Baldelli, allora neoconsigliere della Democrazia Cristiana, primo presidente dell'Assemblea del 1970. Il presidente del Consiglio Brega ricorda le peculiarità, i temi e i protagonisti delle prime iniziative regionaliste in Umbria. Oggi, in occasione dei 40 anni della nascita della Regione, torniamo a svolgere la seduta del Consiglio in questa autorevole sala dei notari. Non si tratta di un atto puramente celebrativo e rituale, ma al contrario, vogliamo ripartire proprio da qua, da questa sala, che ha accolto la prima riunione dell'Assemblea Legislativa Umbra per riflettere sul percorso compiuto da questa istituzione, dalla sua nascita ad oggi e sulle sfide che ora si trova davanti. In questa sede voglio ricordare le peculiarità che hanno portato alla nascita della nostra Regione, concepita dall'Assemblea Costituente quale ente di livello intermedio tra Stato e Comuni e dopo un lungo periodo di gestazione ha visto la nascita nel 1970. In realtà questo percorso è stato anticipato da due momenti fondamentali nella storia del regionalismo umbro, i due dibattiti parlamentari del 60 e del 66, dove la questione umbra venne affrontata al fine di riconoscere le peculiarità e la gravità delle condizioni economico-sociali. Per capire come due dibattiti abbiano gettato le fondamenta della nostra Umbria, occorre premettere che prima di allora il nostro territorio non aveva una propria identità unitaria di regione. Era una terra fatta di tante città, ognuna come una vita a sé,
territori legati per lo più all'agricoltura povera e chiusi entro i propri confini, senza un centro aggregante capace di coordinare e gestire le esigenze dei diversi ambiti. Era una terra priva di un'identità culturale unificante. Ma è la grave crisi economica, il conseguente spopolamento delle città che investì l'Umbria sul finire degli anni 50 ad alimentare nelle classi dirigenti il senso di un'autonomia regionalista. Ne scaturì una discussione che attraversò tutta la società umbra in cerca di un'identità sociale ed economica, discussione che alimentò i successivi dibattiti parlamentari. In Parlamento la questione fu affrontata da personalità di spicco, quali, tra le altre, Filippo Micheli, Pietro Ingrao, Dario Valori, Franco Maria Malfatti, Emilio Colombo, Ugo La Malfa. Il dibattito portò all'elaborazione di un piano regionale di sviluppo. Fu la prima esperienza nell'Italia di quel periodo, unica in quel tipo. Il piano di sviluppo, frutto di una corale partecipazione politica e scientifica, fu voluto nella convinzione che si gettarono le basi per la valorizzazione delle risorse presenti nella regione e nello stesso tempo si contribuiva a un interesse della comunità nazionale. Lungo questo percorso, l'Umbria arrivò, prima delle altre realtà, a una propria esperienza di regionalismo e di programmazione. Un'esperienza, questa, che diede forza alla classe dirigente eletta nell'Assemblea regionale del 1970. Proprio la programmazione venne indicata come presupposto fondamentale dell'azione di governo della Regione, sia nel vecchio statuto che nel nuovo. La programmazione viene assunta, infatti, come metodo della propria azione e come processo democratico avendo come fine ultimo equilibrato sviluppo e la coesione della società regionale. E sull'oggi, Brega indica la necessità di un confronto vero tra maggioranza e opposizione all'interno dell'Assemblea legislativa per rilanciare un nuovo regionalismo capace di affrontare la crisi di oggi e costruire il futuro. Oggi, come 40 anni fa, l'Umbria e l'Italia si trovano alle prese con una grave crisi economica e sociale, con l'esigenza diffusa di rinnovamento e di riforme. Ritengo, infatti, che il particolare momento che stiamo vivendo spinga tutti, maggioranza e opposizione, a un'assunzione di responsabilità. C'è sede di riforme, non ulteriormente rinviabili. I cittadini chiedono risposte concrete ai loro bisogni e allora chi è al governo, ma anche chi è all'opposizione, non può sottrarsi da un confronto serio e costruttivo sui temi caldi che investono i nostri territori, lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale, la sanità. In quest'ottica l'Assemblea legislativa è la sede naturale dove avviare e rilanciare una discussione vera su questi argomenti, il luogo dove alimentare il dialogo sulle riforme strutturali. Ricordo che il dibattito pubblico è l'essenza stessa della democrazia, deve essere continuo e non deve venir meno neanche quando la decisione è presa dalla maggioranza e l'opposizione è sconfitta. Se è vero, infatti, che le decisioni devono tener conto e in considerazione la pluralità e le idee di interessi che vengono presentate nella discussione pubblica, è altrettanto importante e non va sottovalutato il ruolo di una opposizione responsabile. È in questo confronto democratico e aperto che si sviluppa una democrazia reale, compiuta e moderna. A tal proposito mi piace concludere questo intervento con le parole del Premio Nobel per l'economia, l'indiano Sen. Se è l'opposizione contro il potere, non è normale né giusto essere al potere contro l'opposizione. Grazie e buona giornata. La Presidente della Regione, Catiuscia Marini, traccia un quadro dell'Umbria di questi 40 anni, delle tappe del suo sviluppo sociale, politico, economico e culturale, prodotto di una scelta fortissima in direzione dell'autogoverno e del potere dal basso, di una forma di governo scelta per garantire la rinascita dell'Umbria, salvaguardando e valorizzando i valori e le caratteristiche che le sono proprie. Un grande patrimonio, affidato a una classe dirigente nuova, cui spetta il compito di costruire un nuovo futuro. La Regione è stata una scelta fortissima, in direzione dell'autogoverno e del potere dal basso, in una visione profondamente riformatrice dello Stato nazionale, quando le regioni a statuto ordinario sono nate.
È cambiato lo Stato nazionale, così come si era definito prima nel Risorgimento, poi durante il fascismo e poi soprattutto con la Costituzione repubblicana. Le regioni hanno contribuito ad una sua trasformazione. La Costituzione repubblicana ha immesso alla radice grandi masse popolari nella vita nazionale e nell'organizzazione della sovranità. Ed oggi, anche oltre la mia funzione istituzionale, ho un po' l'orgoglio, in modo emblematico, ce lo dicevamo con il Presidente del Consiglio regionale, di rappresentare anche quella nuova generazione di donne e di uomini dell'Umbria, molti dei quali nati dopo la Regione, di quella parte più giovane delle classi dirigenti regionali alle quali compete di prendere il testimone di una storia complessa e travagliata, di metterci passione ed intelligenza per guidare questa Regione in una fase nuova, in un mondo carico di tensioni, in una civiltà umana che ha sempre più i caratteri dell'unicità e della globalità. Ma è essenziale oggi anche per una piccola realtà territoriale come l'Umbria, per costruire una sua identità più avanzata, capace di rinnovare la propria autonomia insieme ai valori e alle virtù profonde della sua storia e della sua cultura civile, di essere capace di stare dentro le nuove sfide del mondo che cambia. Con il regionalismo, prima e dopo l'istituzione della Regione, si afferma come valore orientativo delle classi dirigenti dell'Umbria la consapevolezza di un rapporto forte e stretto, ma anche strategico, tra istituzioni e sviluppo. Un rapporto che via via si è evoluto, si è trasformato, fino alla consapevolezza che abbiamo voluto sottolineare con forza nel dibattito consiliare della necessità di far avanzare più ricche e larghe forme di governance. E tuttavia la radice essenziale di questo carattere delle istituzioni umbre era già collocata lì, in quell'asse, volto già allora a strappare la vita delle istituzioni locali ad una chiusa visione amministrativa e distributrice di risorse, per farvi crescere invece una capacità progettuale nuova, fondata sull'autonomia delle diverse e distinte classi dirigenti, su una visione continuamente intrecciata ed avanzata del rapporto tra economia e politica, su una interpretazione nostra autonoma dello sviluppo, sempre connessa alle libertà sociali, alla fecondità degli apporti delle autonomie, di quei mondi vitali, per usare le parole di un filosofo come Ardigò, che hanno costituito il carattere essenziale e la forza essenziale di questa nostra terra. La Presidente Marini ha sottolineato poi con orgoglio le eccellenze e le esperienze di rilievo che hanno connotato il regionalismo umbro, le esperienze della programmazione e quelle originali della concertazione con l'Unione Europea, delle ricostruzioni post-sisma nel campo dei beni ambientali e culturali e delle grandi manifestazioni culturali. E poi ancora, nel campo del welfare regionale, della nuova psichiatria e in quello più recente dell'integrazione dei cittadini stranieri. Ma è sull'oggi e soprattutto sul futuro dell'Umbria che la Presidente Marini punta l'attenzione e invita all'impegno. Una nuova e forte visione della politica è oggi essenziale, anche per affrontare le contraddizioni, i problemi, le criticità che premono sulla società regionale attuale. La precarietà del lavoro, prima di tutto, che attraversa nel profondo la vita delle nuove generazioni, ne plasma la loro cultura, il loro senso dell'esistenza, la loro incertezza sul futuro. Le nuove gerarchizzazioni sociali, oggi più dure e più forti del passato, che dividono non solo chi ha e chi non ha, ma chi può e chi non può. E poi le povertà, che spesso non sono rappresentate, hanno perso la parola, ma continuano ad affacciarsi pesantemente nella nostra società. Abbiamo la necessità di tornare a scommettere in grande su noi stessi,
sulla ricerca, sulla scienza, sulle innovazioni, su una base solida manifatturiera di questa regione e di servizi, di un'economia regionale che possa continuare ad essere forte ed avanzata, un'Umbria che sia capace di raccogliere la svolta della globalizzazione in ogni direzione, a far avanzare anche visioni aperte dei rapporti umani e sociali, a costruire in ogni territorio reti di impresa, di ricerca, di società che siano capaci di reggere l'urto della globalizzazione, di coglierne le opportunità, di attenuarne i rischi. Questa è anche la condizione fondamentale perché l'Umbria possa misurarsi positivamente con il federalismo, non già come un processo istituzionale calato dall'alto, come qualcosa che attiene all'ingegneria istituzionale e fiscale, ma il federalismo come una comunità che si riappropria di sé, come frontiera per rinnovarsi, per essere all'altezza delle prospettive europee, dell'unità nazionale. L'Umbria sta diventando sempre di più una realtà multietnica, dove donne e uomini di tante parti del mondo sono venuti nelle nostre città, carichi delle loro tensioni, delle loro sofferenze, per radicarvi le sfide della propria vita. C'è chi ha sottolineato che sta qui una grande risorsa per l'Umbria, che si può quantificare nel lavoro, nella ricchezza prodotta, nel PIL, nelle imprese, nel fisco, ed è vero. Ma c'è anche un'altra dimensione, ancora più essenziale per l'Umbria di domani. Sta qui infatti la capacità di raccogliere questa sfida di cambiamento per tutta la società regionale, un'Umbria che sia all'altezza del suo coraggio e della sua civiltà. L'Umbria che vorremmo far avanzare dovrà perciò sempre più nutrirsi anche di questi valori. Così più avanti si potrà vedere e valutare quanto avremo fatto in questa nuova frontiera del regionalismo umbro. A tutta la società regionale spetta il compito di raccogliere questa sfida. A noi che abbiamo la responsabilità del governo, della rappresentanza nella massima assemblea elettiva legislativa della nostra regione, quella di sapere interpretare questa sfida del cambiamento con una visione alta e capace di proiettare l'Umbria nel suo futuro. Grazie a tutti. In un silenzio carico di attenzione e rispetto, preceduto da un applauso pieno e corale, ha parlato Vinicio Baldelli, presidente della prima seduta del Consiglio regionale del 1970. Sono lieto di essere qui per dare una testimonianza. Insieme con i due miei aiutanti di allora, Provanzini e Mandarini, che per la loro giovane età erano i segretari del Consiglio regionale. E qui procedemmo all'elezione del presidente del Consiglio regionale nella persona di Fabio Fiorelli, procedemmo all'elezione dei vicepresidenti, uno dei quali è qui l'avvocato Innamorati, procedemmo alle elezioni dei due segretari. Dopodiché le mie funzioni ebbero termine e cominciò soltanto la mia attività di consigliere regionale, capogruppo della Democrazia Cristiana durante il primo quinquennio e durante il secondo quinquennio, al termine del quale, dopo aver messo i puntini sugli i nei confronti di coloro che non avrebbero voluto vedermi ancora candidato e dopo aver visto riconosciuto che era nei miei pieni diritti di ripresentarmi, rinunziai a presentarmi per facilitare l'ingresso di forze nuove nella politica regionale e nella politica eubina. E non mi pento di aver preso questa decisione perché credo che
il turnover faccia bene in ogni caso. Ma mi pare che in questo anniversario quarantennale non potevo dare altro contributo se non questa mia testimonianza di fedeltà alla Costituzione. Si dice che è necessario fare qualche variazione, qualche cambiamento. Bene, io ho ancora in testa uno degli ultimi messaggi di Giuseppe Dossetti, quale disse: attenzione, che se si tocca la Costituzione si può finire in un principato. Giacomina Nenci, docente dell'Università di Perugia, ha avuto il compito di ricostruire l'evoluzione storiografica dell'identità regionale, fortemente sostenuta dall'attività dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea. Una identità difficile da definire per la difficoltà di ravvisare tratti uniformi e riferimenti certi ad una regione che non fosse soltanto un insieme di realtà territoriali dai deboli legami, indebolite da un sistema agricolo arretrato e prive di interrelazioni economiche stabili. E un riconoscimento alle forti radici del regionalismo umbro e all'importante evoluzione registrata con i tre statuti di cui la regione si è dotata è giunto da Giancandido De Martin, professore di diritto amministrativo della LUISS di Roma, che ha sottolineato come i tre documenti abbiano contribuito a mettere in evidenza e delineare più compiutamente l'identità regionale. Nell'ultimo statuto sono presenti forme di garanzia e di apertura particolarmente apprezzabili. 20 luglio 1970, 20 luglio 2010. Le istituzioni e le forze sociali, politiche ed economiche hanno festeggiato i 40 anni di una regione che è antica e giovane allo stesso tempo e che guarda al futuro con la consapevolezza delle difficoltà che esso fa intravedere, ma anche con la fiducia che deriva da una storia sociale e civile lunga, patrimonio di tutte le forze politiche e rivolta sempre allo sviluppo e al progresso.